Venghino, signori, venghino per il nuovo ritrovato della scienza. È naturale, è brillante. È energetico, è stimolante. È l'uranio. Io sono Adrian. E Io sono Massimo. questo è Mentecast. Allora, Massimo, ti leggerò una citazione di Laurent Alexandre, che è uno scienziato ed è un divulgatore che ha detto una cosa abbastanza interessante. Nella storia dell'umanità nessuna scoperta o invenzione è stata messa da parte per non venire mai utilizzata. Questa è la cosa più banale che io abbia mai sentito. Però è molto vero e lo scopriremo oggi. Ma mi dai un attimo una lettura un po' più definita perché non è chiaro quello a cui vuoi arrivare. Che quando una cosa viene scoperta, anche se non la si comprende a fondo, tutti quanti in un qualche modo cercano di cooptarla e farci qualcosa e combinarci qualcosa. Ho E questa è capito. un po' una caratteristica che ci caratterizza noi anche come esseri umani, come specie umana, perché ci lanciamo spesso in delle avventure Era meglio che non ci lanciavamo. che. Ecco, infatti l'avventura di cui stiamo parlando è quella della radioattività. È il 1895 quando il dottor Röntgen fa questo, che è una bella foto di una manona. È la prima foto, una prima immagine a raggi X che ritrae la mano della moglie dello Tra l'altro con un scienziato. anello, cosa vietatissima adesso per fare Però non lo le sapevamo e non so perché ho tirato su questa immagine, perché in effetti potevamo chiederlo alla regia. Un'immagine della regia. Eccola. In pochissimo tempo, già nel giro di un anno, già Becquerel e Marie Curie si butteranno sull'argomento, scoprendo prima la radioattività naturale dell'uranio e poi inanellando una serie di scoperte fantastiche che tra l'altro faranno guadagnare a Marie Curie il doppio Nobel. Che bello! Quindi in un qualche modo c'è una cosa nuova Una in cosa nuova, giro. una cosa bella, Oh, siamo ma pieni di sappiamo di che belle cosa si tratta? neanche la minima idea. Ed è per questo che la gente ci si È butta per questo sopra. che entra in scena il Entra in capitalismo. scena il capitolino. Prima un attimo di introduzione storica. È il 1903. J.J. Thomson, che qualcuno potrebbe ricordare per la scoperta dell'elettrone, la butto lì, utilizzando i suoi tubi, si rende conto di qualcosa che succede di bizzarro. Certe acque J.J. sono. Thompson che gioca con i tubi a casa. No, sì, è quello che faceva tutti i giorni J.J. Thomson, ma tra le altre cose lui andava a analizzare il circondario e scopre che una certa acqua di una fonte termale ben nota negli Stati Uniti infatti emette delle radiazioni, della radioattività. Ora, è una fonte termale, la gente si reca in questo posto da centinaia di anni, da che è conosciuta per curarsi. Va lì, si mette a bagno e si cura. Oggi sappiamo tutti che i bagni termali funzionano anche senza radioattività, ma all'epoca sembrava proprio il punto. E appena J.J. Thomson comunica questa cosa a Nature, tutto il mondo commerciale si butta sulla radioattività e dice: è evidente che questa cosa ha Sia la benefici. ragione principale per la quale le nostre fonti termali E funzionano. quindi segue da lì in poi, siamo intorno agli anni, tra gli anni 10 e la fine degli anni 20, che si susseguono una serie interminabile di prodotti commerciali più o meno curativi o semplicemente simpatici legati alla radioattività e con materiali radioattivi dentro. Il primo dei nostri prodotti riguarda proprio l'acqua e, tra virgolette, l'arricchimento dell'acqua con la radioattività, ovvero il Radium Ore Revigator, che è stato tra l'altro in commercio per una decina d'anni abbondanti, dal 1912 fino al 1923. Il 1912 è l'anno della patent del brevetto, e il 1923 è quello della commercializzazione. Questa cosa, tra l'altro, andava talmente bene che a un certo punto il proprietario ha dovuto vendere perché non riusciva a seguire la richiesta e quindi ha dovuto vendere a un'azienda che era in grado di produrne di più. Non funziona così il capitalismo, mi hanno detto, ma non funziona Praticamente, che così neanche il cos'è? corpo umano, diciamocela. È un vaso di ceramica con Interno. un rivestimento interno che contiene radio e uranio.
e che quindi in un qualche modo lo si riempie la notte per poi bere l'acqua la mattina arricchita di questi potenti e benefici raggi misteriosi. Esatto, il problema è che avvelena un sacco di gente, ma tra l'altro anche per un motivo sbagliato, nel senso, infatti, non grazie, per... grazie di aver usato la parola avvelena, perché il problema non è tanto la radioattività, che a quanto pare era minima, davvero minima in questa acqua arricchita, ma è che il rivestimento interno conteneva a sua volta piombo, vanadio e arsenico. Clamoroso. Quindi questa gente è un crepa come mosche. Esatto. Non sono gli unici prodotti, dicevamo, ci sono unguenti. Esiste la Toradia, che è un insieme, proprio una linea di prodotti, cosmetici tra pomate, fard, eccetera. Francese. I dentifrici, dentifrici pieni di sali di uranio, che tutto gli spasso dei denti così brillano di radio. Adesso c'è lo xilitolo, una volta c'era l'uranio. Cuscini, trapunte da mettere sulla bocca per far passare malanni. Saponette. Saponette, cioccolata, pane, supposte. Sigarette, perché voglio dire, già la sigaretta di per sé non basta. Voglio dire, vai fare la sigaretta radioattiva. Molto meglio. Ma poi, non ti puoi permettere la sigaretta radioattiva perché costa? Allora, permettiti quella taschina da mettere dentro al pacchetto di sigarette che irradia, le sigarette, e diminuire così il contenuto di nicotina. Per esempio, birra, lame da rasoio, carte da gioco, assolutamente la inutile. Qualunque. La qualunque. E vorrei dire anche applicatori per utero, e già che siamo in ambito genitale, profilattici. Profilattici radioattivi. Profilattico radioattivo è quello che quando te lo metti poi c'hai due pistolini. No, è per alla farlo fine. Al buio. È per farlo al buio. Dici, ah, eccolo. Per esempio, sulla questione dei dentifrici è divertente perché c'è un prodotto che si chiamava Doramad Reductive Sun Cream, perché è tedesco. Sun Cream? Sun Cream. Ufficio proprio. Che è diventato famosissimo perché durante l'occupazione della, da parte della Germania, della Francia, del territorio francese, gli scienziati tedeschi a quanto pare sono andati in cerca di ogni fonte di uranio possibile per potersela intascare, e gli americani, gli alleati, non gli americani soltanto, ma gli alleati, siccome avevano un servizio di spionaggio, pensavano che i tedeschi stessero raccogliendo dell'uranio per farci le bombe, hai capito? Per produrre l'arma nucleare, e invece ho scoperto dopo che dovevano produrre i dentifrici. E poi niente, ma poi di meno che gli orologi, che in effetti sembrano innocui rispetto alle altre cose che abbiamo visto, ma questi orologi chiaramente per brillare al buio devono avere su una specie di vernice. Chiaramente l'invenzione di una future nuova, si illumina al buio. Si illumina al buio, oggi abbiamo la fluorescenza, all'epoca ci mettevano la radioluminescenza. Ah, ok. Sorpresa, sorpresa, non c'erano ancora dei robot e quindi lo facevano fare delle persone, delle signorine, che semplicemente si mettevano lì e dovevano spennellare le lancette di questi orologi. Mm. Certo, sono piccole le lancette degli orologi, converrai, quindi sì. I pennelli spesso fanno un mal lavoro, giusto? Sì, bisogna fare la punta. Come si fa la punta a un pennello? Umettando. Con la lingua, sì. E quindi queste ragazze hanno sofferto di avvelenamento da uranio, letteralmente. Quindi, questo si associa a una serie di manifestazioni cliniche come il cancro alla bocca, cioè avevamo delle fratture alla mascella, necrosi della mascella, anemia. E queste ragazze diventeranno poi famose come le radium girls, cioè le ragazze del radio, le ragazze radioattive. E la condizione della necrosi della mascella all'epoca si chiamerà Radium Joe. Radium Joe, cioè la mascella radioattiva. Mm. Qual è il problema? Il problema è che siamo in un'ottica capitalistica veramente aggressiva e l'azienda non ha la minima intenzione di dare credito alle lamentele di queste donne, che tra l'altro non si trovano in un ambiente che quel femminismo non c'era ancora stato, quindi non se la passano benissimo. Risultato, l'azienda discredita le loro necessità e quindi cerca di farle cattiva pubblicità dicendo in giro che questo era il risultato della sifilide, quindi gli danno delle poco di buono. Questo fa cascare l'opinione pubblica nei confronti di queste ragazze, che infatti perdono tutto, oltre alla salute pure la dignità.
ma ti parlo di un inventore che ha avuto grandissimo successo nel campo dei prodotti radioattivi, il nostro William J. A. Bailey, che ha sotto la cintura, come si suol dire, due dei grandi, più grandi prodotti. Laddove non si può colpire, lui ha due prodotti importanti. Ha due prodotti importanti. Parliamo prima del primo. È il Raditor. Il Raditor è sostanzialmente acqua e componenti radioattivi all'interno. È una soluzione di sali di radio, due isotopi che sono il 226 e il 228, ed è venduto l'energy, come un tonico, l'energy drink ante litteram, diciamo. Red Bull atomica, esatto. E fece scalpore, nel senso era un prodotto molto in voga, che si era guadagnato una certa esposizione nei media. E tale Eben Byers, golfista, ricco, magnate americano, se ne faceva una vera e propria panza di questa roba, se ne beveva a litri, e per lui era un vanto, perché chiaramente questa cosa doveva essere una panacea per tutti i mali, o almeno era pubblicizzata come tale, quindi... Tra l'altro sembra che rinvigorisse anche in altre zone del corpo. Rinvigorisce tutto il Raditor. E Ben Byers ce la mette tutta proprio per rinvigorirsi. Ci crede, mi sembra di capire. Un grosso investimento al supermercato. E si drinka il radio. E ci muore, chiaramente, perché non è una roba che puoi bere così alla leggera. Smette dopo 3 anni, quando gli cascano i denti, ma poi crepa. Poi crepa, e un tecnico dell'MIT, tale Robley Evans, va a disseppellire il corpo di Eben Byers, giusto così, per verificare quanto era effettivamente ancora radioattivo, e scoprì che in effetti le dichiarazioni che faceva il nostro buon Byers sulla quantità di Raditor che ingeriva erano una sottostima rispetto al reale. Cioè, lui si vantava di qualcosa, ma in realtà si vergognava pure un po' di quanto ne beveva. Erano tipo forse 20-30 boccette al giorno. Esatto. Anche una spesa, se vuoi. E l'altro grande prodotto inventato dal nostro William J. A. Bailey. Inoltre aggiungo che il Raditor aveva anche quest'altra nomea interessante. Gran parte dei prodotti che giravano all'epoca, che erano simili al Raditor, avevano una conta di becquerel, cioè di effettivamente radiazioni emesse, che era zero, perché comprare le sali d'uranio costa. Quindi che facevano le persone? Diffidavano delle bevande, al grido di figurati se questo è veramente uranio, io nel mio corpo non ce la voglio mica mettere la semplice acqua. E quindi il Raditor aveva indetto questa specie di concorso in cui avrebbe assegnato $1,000 a chi potesse trovare una conta inferiore a quella dichiarata per boccetta. Il secondo prodotto che diventerà tristemente famoso, e anche quello ci rende molto orgogliosi, per William J. A. Bailey, è il Ready Endocrinator. Endocrinator è una meraviglia. Innanzitutto, qual è il principio? Vuole stimolare le tue ghiandole, il tuo sistema endocrino, vuole che i tuoi ormoni fluiscano nel tuo corpo e portino tutti i messaggi della natura. Sì, ma quale ghiandola in particolare? Adesso, qual è la prima ghiandola che ti deve venire in mente? I testicoli. E questo affare veniva messo sotto lo scroto. Si supponeva che uno dovesse andare a dormire con questa placchetta di metallo irradiata. È una placca d'oro, non irradiata, ma con dentro proprio incassati dei sali di uranio. E questi sali emettevano radiazioni. Tenerla nelle mutande sotto lo scroto. Che bellezza. Per curare chiaramente la disfunzione erettile. Disfunzione erettile. Che è il flagello dell'umanità. Insomma. Risultato, curava questa cosa? Guarda, non lo so perché non sono andato a verificare i dati, ma se devo fare una stima, secondo me... Io sarei più curioso di vedere come stavano i figli di queste persone, tuttavia. In ogni caso, questo era un oggetto di pregio. Oltre ad essere fatto d'oro, veniva venduto in una custodia di velluto, tutta ricamata. Perché è un prodotto comunque di un certo livello, elegante. Devi giustificare il prezzo, mica ti puoi accontentare di un avvelenamento radioattività ai le palle. Ma ti voglio fare una domanda. Va bene l'acqua radioattiva, va bene la placchetta da mettersi nelle mutande, il dentifricio, va bene tutto quanto, ma
c'è una fetta di mercato che ancora non abbiamo toccato e come tutti i grandi esperti di marketing sanno, è la fetta di mercato più importante. Che cos'è? Cosa lo vuole dire Ursulo? Lo vuole dire Ursulo? I bambini. Eh sì, perché tra i prodotti radioattivi dell'epoca spuntano i giocattoli. Ci sono giocattoli radioattivi. Ora passiamo dalle cose più innocue come giochi da tavolo quali Uranium Rush. Uranium Rush è un gioco da tavolo in cui i materiali radioattivi sono assenti, ma che insegna ai bambini tramite questa specie di gioco quasi didattico a cercare nel proprio territorio dei giacimenti. Giacimenti e poi consegnare la conoscenza al governo in modo tale che le USA potessero sfruttare giacimenti di uranio e farci, non so, una bomba. Ma se tu dovessi mettere un giocattolo in una cosa che i bambini sicuramente consumano, dove lo metteresti? Nei cereali, perché la mattina io ho bisogno di una bella dose di energia perché la colazione è il pasto più importante di una giornata sana. Ed è per questo che io ti permetto di invogliarti regalandoti il Kix Atomic Bomb Ring. Che cos'è il Kix Atomic Bomb Ring? È un anello per bambini che contiene del polonio. Polonio 210 per la precisione. E questo anello è a forma di bomba atomica. Le alette dietro, gli stabilizzatori aerodinamici della bomba, in realtà sono uno schermo che può essere rimosso. Questo schermo è uno spintariscopio, mi sembra che si chiami spintariscopio, e lo spintariscopio altro non è che uno schermo che trasforma la radioattività del polonio in questo caso in segnali luminosi. Quindi le istruzioni della scatola di cereali era: vai in un posto buio, ci vai da solo con i tuoi amici, chiudi, aspetti 2 minuti che i tuoi occhi siano abituati all'oscurità e poi ti metti il polonio nell'occhio per vedere le reazioni, per vedere luminose. Le lucine, esatto. Che bello. È Bro, così che la meraviglia. È la vera colazione dei campioni. Eh sì, niente di meglio. Poi magari già che ci sei ti rubi la placca del papà e te la metti un po' sulle palline giovani. Ma non è l'unica cosa da fare, perché ci sono anche dei giochi didattici un po' più interessanti. Certo, perché voglio dire, imparare giocando è il principio fondante del gioco istruttivo. Imparare giocando. Divertendosi. Imparare divertendosi, esatto. E quindi abbiamo visto il piccolo chimico, abbiamo visto... Oggi esiste il kit per diventare un esperto di robotica, esatto, botanica, esatto, geologia, mineralogia, quello che vuoi. E quindi vuoi non fare il piccolo ingegnere nucleare? È un attimo. È un attimo a sdoganare il Gilbert U-238 Atomic Lab. Un kit vero e proprio di osservazione di fenomeni della radioattività che comprende la seguente lista di oggetti. Permettimi di farlo. Prego. Esistono dentro 4 minerali di uranio, un campione di piombo 210, uno di rutenio 106, zinco 65, un contatore Geiger. Per vedere alla fine dell'esperimento quanto è radioattivo il tuo cane che hai sottoposto all'esperimento. Uno spintariscopio come quelli del Kix Atomic Bomb Ring, una camera a nebbia che è un dispositivo che permette di tracciare la direzione di alcune di queste particelle e chiaramente la fonte di raggi alfa per visualizzare le tracce dei raggi alfa emessi dal polonio 210, un elettroscopio, un manuale su come farlo funzionare perché che vuoi. Un fumetto, perché ci sta di accattivarti, poi un manuale governativo su come trovare e segnalare i giacimenti di materiali radioattivi. E questo è, diciamo... è il nostro passato e chissà se non è neanche il nostro presente. Ti vorrei dare un'ultima informazione che so che non ti aspetti, che in tutto questo l'Italia... Ah, non lo so. In tutto questo l'Italia passa alla storia con le acque minerali radioattive delle fonti della Lurisia. Dove sono? Non ho più pallida idea, che era pubblicizzata e metterò... Non me ne frega. che metterò adesso qua il poster di fianco perché era pubblicizzata come l'acqua più radioattiva al mondo. Che bello! Eravamo campioni in questa cosa. Ma noi ce l'abbiamo i giacimenti radioattivi in Italia.
E quindi imbottigliata fino al 1972. Ieri! Combatte la gotta, i calcoli renali. E la vita! Ah, ragazzi, questo non so se è chiaro, questo è uno di quei momenti lì. Cioè, a volte noi qui a Mentecast non ve lo diciamo, ma noi non ci parliamo prima di questa cosa. Abbiamo un mini simposio in cui decidiamo l'ordine delle cose più importanti, ma esistono un sacco di informazioni che io le racconto e Adri non le sa e viceversa. Questo è uno di quei momenti. Io genuinamente non avevo idea di questa cosa. E quindi sì, abbiamo questo primato anche noi, non ci siamo tenuti fuori, ovviamente chiaramente con una roba che poteva andare bene a noi. Ghiglie ha bevuto acqua radioattiva. Ghiglie forse in quel periodo era da un'altra parte, era in Africa dove l'acqua paradossalmente era meglio. C'era meno acqua. Beh no, però i giacimenti radioattivi ce l'hanno. No, però magari, sai, nei suoi periodi in Italia si è dato anche lui non bere. Un po' di buon bicchiere di torio. Un bicchiere di Lurisi. Meraviglioso, meraviglioso. E qui chiudiamo, vi facciamo salutare da Ursulo che la radioattività non la sente nemmeno perché lui è troppo superiore a queste cose, dopo 5 estinzioni di massa, ormai quasi 6, ne sa ben di più. Mi raccomando, condividiamo le cose che facciamo qui, le condividiamo su Facebook, le condividiamo su Instagram, le condividiamo su Twitter, possiamo seguire Mentecast tutti quanti, anche io, giuro lo faccio, su YouTube e su Spotify e su SoundCloud. Allora, fonti. Fonti d'acqua radioattiva. When energy drinks actually contain radioactive energy, theconversation.com. Quando la radioattività era di moda, che è un articolo in italiano sul tascabile.com. Un libro che è Dal sogno degli alchimisti agli incubi di Frankenstein di Andrea Candela. E il museo di Oak Ridge, che è un'università americana che ha un grandissimo museo su questi che si chiamano quackeries, cioè radioactive quackeries, chincaglierie medicali, pressoché. È stata una grande puntata. Ciao a tutti.